solo amministrativi ma anche politici. Sindaco, andiamo dagli ultimi temi, quelli insomma più recenti. Lei ieri ha partecipato a un tavolo importantissimo a livello ambientale a Marsico proprio sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia dei territori. Cosa si è deciso ieri a Marsico? Ieri, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per essere qui a Palazzo San Giovanni in queste condizioni alquanto particolari. Ieri a Marsico Nuovo abbiamo partecipato all'incontro promosso dalla Fondazione Ambientale Regionale, che praticamente ha illustrato uno studio epimeteorologico svolto nelle aree limitrofe prossime ai due centri cova, ed è un percorso che fa ben sperare, ci auguriamo possa essere esteso a tutti gli altri territori, tant'è che ho esortato una maggior partecipazione degli enti locali e soprattutto una partecipazione massiccia della regione, sia in termini di sostenibilità proprio del percorso che va perseguito e va incentivato e rafforzato su tutto il territorio. Inoltre è stato presentato uno strumento importante, un software Cucumber, che mette a sistema tutti i dati relativi alle occupazioni sul territorio per investimenti ambientali, eolico, fotovoltaico, opifici, aree industriali, che se opportunamente incentivato ed implementato permette di poter valutare il consumo del suolo e soprattutto di fare delle valutazioni in ambito regionale dei potenziali investimenti su ogni territorio senza creare conflittualità, sovrapposizioni, ma soprattutto preservando il consumo del suolo e quindi la sostenibilità. Prima di entrare nel merito delle ultime novità amministrative importanti che proprio la sua amministrazione ha deciso nelle ultime settimane, restiamo nel tema ambientale perché viene subito, la domanda viene automatico. Novità sulla discarica di Carpineto ce ne sono ad oggi? Allora, come più volte abbiamo spiegato, abbiamo avuto altri incontri con la Regione nella quale abbiamo presentato tutta la documentazione, stiamo aspettando la chiusura definitiva della conferenza. Come sapete abbiamo approvato un programma di 6 milioni e mezzo d'euro per quanto riguarda sia l'adeguamento impiantistico sia per quanto riguarda l'intervento sulla vasca. In tal senso attendiamo a breve la chiusura del procedimento da parte del Dipartimento Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. Ci auguriamo possa arrivare quanto prima per far partire una progettazione importante per l'adeguamento di un impianto che deve partire e ripartire per gli obiettivi per i quali era preposto. Sindaco, proprio una settimana fa la sua amministrazione in un consiglio comunale abbastanza importante, che possiamo dire passerà sicuramente alla storia dell'attività amministrativa, l'Auriota, c'è stato un deciso abbattimento su IMU e TARI, una manovra molto molto importante che segna un passo decisivo proprio in quello che può essere la linea della sua amministrazione, proprio in un'ottica anche di risparmiante. Sì, come già abbiamo detto, questa è un'azione che parte da lontano. Noi ci siamo riservati già in pieno lockdown da aprile da adottare una serie di provvedimenti. Abbiamo fatto lo spostamento delle tasse, abbiamo modificato i regolamenti per capire quali erano i margini di intervento per chi potenzialmente potesse rimanere più indietro rispetto agli altri. Ricorderete che ci sono stati i buoni sia la social card della regione sia i buoni del governo per quanto riguarda chi maggiormente in difficoltà. Ci siamo prodigati nella distribuzione e soprattutto nell'attivare dei criteri per poter intervenire. Abbiamo attivato, usufruendo anche della grossa solidarietà dei cittadini laurioto, il carrello solidale. Oggi arriviamo però ad un provvedimento fondamentale di cui siamo orgogliosi, siamo riusciti a mettere in campo un provvedimento che arriva ad uno sgravio del 100% della tariffa per le utenze non domestiche che sono rimaste chiuse oltre il 4 maggio e del 50% per chi è rimasto chiuso fino al 4 maggio. Per le tariffe domestiche invece abbiamo una riduzione del 50% o del 100% sulla quota variabile, voi capirete, l'auria è immensa, che naturalmente è uno sgravio che va a favore di coloro che hanno attestato una situazione di necessità, come va nei confronti di coloro che hanno usufruito degli incentivi governativi, come può essere cassa integrazione e quant'altro, e che oggi ancora si trovano in quella situazione.
Abbiamo apportato una riduzione sull'IMU su alcune categorie, sulle categorie ad esempio sui terreni edificabili abbiamo sceso dell'1%, sulle seconde case, abbiamo anche sulle categorie D per i quali il contributo nostro non c'è mai stato, prima era il 10,6%, il 7,6% andava allo Stato, il 3,6% a noi, il 3% a noi non l'avevamo mai preso ma si pagava la tassi. L'un per mille, noi giustamente in questa tornata andremo a non, per quest'anno, solo questo provvedimento sarà solo per quest'anno, andremo a non prendere l'un per mille. Ci siamo, diciamo, abbiamo adottato una serie di provvedimenti che penso siano unici per quanto riguarda l'entità, un importo superiore ai 350.000 euro. Naturalmente siamo convinti che ancora l'emergenza non sia finita, stiamo lavorando sulle scuole, sulla ripresa, sui trasporti, però pensiamo di aver fatto veramente un intervento importante, strutturale e soprattutto un intervento che va nell'ottica di preservare chi è che poteva rimanere indietro. Se lo accorpiamo al bilancio approvato durante il lockdown ci rendiamo conto che ci sono ulteriori 3 milioni, circa 3 milioni di euro per interventi che si andranno a realizzare, tra cui vorrei ricordare i ponti Bonazita e Canalie, per cui parte la progettazione, l'area, la pista d'atletica fatta di due interventi, in cui abbiamo il primo intervento sull'area di Sedim, per cui è stata già data la progettazione, l'intervento sulla pista, ma il mercato coperto, il Rodolfo Mignone, la Walter Limongi, le due ville ad inferiore, cioè ci siamo attenuti a quelli che erano gli indirizzi nazionali di dare soprattutto impulso all'economia anche attraverso la programmazione, ma una programmazione che è a brevissimo, breve e lungo termine, che comprende tutta una serie di interventi. Se immaginiamo anche gli interventi sulla viabilità, voi ricorderete con la misura sulla viabilità rurale abbiamo fatto un intervento di circa 200.000 euro, 600.000 euro di mutuo, lo completeremo perché c'è una parte di economie che va gestita in maniera separata. Pensiamo di aver messo in campo tutto quanto necessario almeno in parte per poter fronteggiare questo momento, sia in termini di investimento, quindi lavoro, interventi, studi di progettazione e quant'altro che verranno coinvolti. Diciamo che questo è il nostro contributo. E poi anche in termini di Tari ed IMU con risorse comunali, il che è una condizione di vanto, anche perché veniamo da una situazione che dimostra quanto il comune sia sano. Naturalmente non è che con questo abbiamo risolto i problemi, noi ci immaginiamo e soprattutto ci auguriamo che anche lo Stato e anche le regioni possano dare contributi in tal senso, perché sarebbe di fondamentale importanza, visto la particolare congiuntura e le difficoltà che le aziende e le attività stanno affrontando e visto l'autunno caldo che andremo ad affrontare, che ci auguriamo possa essere meno drastico di quanto le previsioni ci dicono. Noi abbiamo messo in campo il possibile, siamo pronti a fare anche oltre, compatibilmente con tutto quello che possiamo e abbiamo nelle disponibilità, perché abbiamo fatto uno sforzo enorme, ci auguriamo che possa dare i suoi effetti, contribuendo a dare veramente ossigeno, quanto più ossigeno possibile alle nostre aziende. Siamo consapevoli di questo e vogliamo fare sempre di più, compatibilmente con le risorse, compatibilmente con il periodo che viviamo, di cui io lo dico apertamente, sono convinto che dovremo affrontare e gestire le criticità, ma sono convinto che non possiamo permetterci più il lusso di fermarci. A proposito proprio di questo, che non ci si può permettere più il lusso di fermarsi, sono ore concitate per quanto riguarda anche il mondo della scuola, ci sono molti dubbi sulla ripresa del 14 settembre oppure meno. Però proprio ieri, o l'altro ieri, sindaco, se non erro, lei ha annunciato che sono aperte le iscrizioni anche per il trasporto scolastico, quindi il Comune di Lauria già guarda avanti, ha avuto anche modo magari di incontrare i dirigenti, c'è già un piano anche nello specifico per Lauria, qualcosa in campo? Noi è da fine giugno che stiamo cercando di programmare per un lento e graduale ritorno alla normalità, come più volte ho annunciato. Abbiamo incontrato i dirigenti, abbiamo fatto delle conferenze di servizio, abbiamo individuato, in base a noi abbiamo dato la nostra disponibilità, perché capirete, bisogna avere degli spazi adeguabili per le scuole. Noi dobbiamo ringraziare il fatto che abbiamo la Giovanni XXIII, ci siamo preposti di offrire anche il complesso delle suore, lì dove c'era la vecchia scuola dell'infanzia. Naturalmente, qualora ci dovessero chiedere quello, i dirigenti scolastici
sicuramente andranno fatti degli adeguamenti, però a quanto pare loro hanno fatto una proposta strutturata in cui con i plessi e con alcune dislocazioni riescono a rientrare. L'abbiamo inviata all'ufficio scolastico regionale, con cui ho avuto interlocuzione la settimana, pochi giorni fa. Siamo pronti per partire. C'è da dirimere la questione trasporti, perché nella questione dei trasporti bisogna tener conto del fatto che è necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro, e quindi se questa condizione rimane così com'è ad oggi è naturale che noi avremo bisogno di maggior sforzo economico. Di questo ne discutiamo con l'ufficio scolastico regionale. Sono stato informato tramite ANCI che c'è in atto una discussione in regione, quindi siamo fiduciosi. Noi con la proposta che abbiamo fatto i dirigenti e consapevoli che è stato affidato il personale, ieri abbiamo sentito circa 50.000 unità in più per le scuole primarie, quindi siamo confidenti che dovremmo esserci. Io penso che se le unità richieste verranno conferite, noi partiamo al 100% con le condizioni che ci siamo dati, altrimenti ci saranno delle subordinate che ci permettono comunque di partire. Voglio approfittare per ringraziare i dirigenti scolastici, la giunta, l'assessore delegato e gli uffici che stanno cooperando in queste ore concitate per poter definire, soprattutto per poter permettere ai bambini e ai ragazzi di tornare a scuola, per non farli diventare veramente i più penalizzati di questo lockdown e di questa pandemia. Sì, l'ho annunciato prima anche i lavori sui ponti della Nelara, ma si sono visti anche i lavori nelle strade del centro urbano, via Roma, anche nelle contrade, via Pieroli, solo per citarne alcuni. Però ancora continua qualche foto di qualche cittadino che mette, ovviamente non si può attenzionare tutto, però che ancora lì ci sono dei punti in cui ci sono degli avallamenti o altro. Sono previsti altri bandi, altri fondi o altri lavori per quanto riguarda il ponte? Preciso innanzitutto, ringrazio per la domanda, i ponti della Melara abbiamo avviato, c'è la posta finanziaria, però abbiamo avviato la progettazione. Sì. Sicuramente noi abbiamo fatto un investimento corposo e penso che possa esserci riconosciuto. Naturalmente sapevamo che non avremmo esautorato tutte le problematiche di Lauria, soprattutto perché Lauria è 175 km quadrati, andiamo soprattutto a tamponare sulla viabilità, che era uno degli argomenti su cui si era investito negli ultimi anni, negli ultimi decenni, in modo marginale oppure, fatemi passare il termine, non con una programmazione strutturata. Naturalmente evidenziamo le criticità, noi naturalmente stiamo cercando di far fronte alle maggiori criticità che ci sono, man mano attenzioneremo le varie questioni e, fermo restando le disponibilità, cercheremo di eliminare tutte le criticità. Naturalmente noi ci rifacciamo agli uffici, i quali ci riportano una mappatura delle criticità, e sappiamo che la viabilità, che si estende per oltre 250 km sul territorio di Lauria, è un problema complesso, però nessuno può negare gli interventi fatti a Galdicello, a Melara, a Stassia, sulla XS19, sono frutto di una concertazione e di un confronto con chi è che ha fatto i lavori autostradali, ma che prevedevano una compensazione, tra cui anche i lavori fatti a Menaro, quindi dico l'area industriale. C'è stato un recupero perché lì è stato permesso, abbiamo investito altri fondi per poter sopperire ad altre aree, ovvero il centro urbano, ovvero Malfitano, Cavallo, Seduci, Cogliandrino, abbiamo Rosa, Sirino, abbiamo cercato veramente di attenzionare il territorio a 360 gradi, tenendo conto che se un'area ha beneficiato perché attraversata dalle infrastrutture oggetto di ammodernamento, se poi l'area è stata molto allargata, se si pensa a Melara e quant'altro, naturalmente con le nostre risorse abbiamo cercato di far fronte a quello che erano gli investimenti sul territorio in senso lato. Pensiamo di aver fatto un intervento, ripeto, non esaustivo ma corposo, e che comunque va riconosciuto negli anni, in questi anni rappresenta il vero intervento principe rispetto ad un sistema di viabilità molto martoriato, soprattutto negli ultimi tempi. Torniamo all'emergenza riguardante il Covid-19, Lauria ha avuto due casi, poi anche per diligenza, anche fortunatamente tutti e due guariti, anche per diligenza dei due cittadini sono comportati in maniera eccezionale, perché va detto, va fatto un plauso, quindi sono evitati anche ulteriori contagi. La situazione oggi a Lauria, proseguono i tamponi, anche se i tamponi ormai si va verso sempre più una fase che si va per volontarietà, appunto. Allora, noi abbiamo vissuto una fase in cui io ieri l'ho detto al premio del pane del Lentini, ringraziato la popolazione, come non smetto mai di farlo, c'è stata una cooperazione, ringraziato tutti i volontari, i medici, gli infermieri, richiamando soprattutto
l'abnegazione rispetto alla professionalità e al ruolo che ognuno di noi ha ricoperto. Naturalmente c'è stata molta attenzione, siamo stati però fortunati, abbiamo avuto due casi, tutti e due asintomatici. Se guardiamo i sierologici sappiamo che ci sono dei casi che ci sono stati, che però non sono stati censiti. Questo ci dice che bisogna utilizzare la massima prudenza, bisogna mettersi nelle condizioni di maggior allerta possibile, rispettando quelle regole, diciamo, utilizzo della mascherina quando si va sotto un metro di distanza e nei luoghi, diciamo, dove ci possono essere non areati e quant'altro, l'igiene delle mani e la distanza interpersonale superiore ad un metro. Non dobbiamo mollare di un millimetro il nostro, diciamo, la nostra prova, il nostro periodo critico sarà soprattutto l'autunno, in cui con le scuole e con le strutture funzionanti a pieno regime dovremo dimostrare veramente di avere un sistema che funzioni. In tal senso mi ha fatto una domanda, io da sindaco, ma ancorché anche da coordinatore dell'area sud dell'ANCI, mi permetto di dire, penso che e mi riferisco alla regione, aver superato questo periodo e il fatto che siamo una regione, diciamo, covid free, non ci deve far dormire sogni tranquilli. È necessario preparare le strutture di interfaccia rispetto ad eventuali aumento dei numeri che potrebbero non esserci, ci auguriamo tutti che sia così, ma che se nel caso ci fossero non possono prevedere, diciamo, la corsa a potenza o in diciamo, luoghi dislocati sul territorio. Naturalmente questo è il mio solito appello, avere anche delle strutture dell'area sud, così come le strutture da campo, che mi auguro siano pronte nel più breve tempo possibile, perché non mi risulta che oggi siano attive, e secondo me stiamo rischiando di sottovalutare, perché nessuno potrà puntarci il dito se investiamo un euro in più per poter prevenire rispetto a una situazione che ci auguriamo che non ci sia. Il recovery fund e gli altri fondi dobbiamo capire come investirli invece per una sanità di prossimità, per una diciamo, una sanità di prossimità territoriale che abbia delle attenzioni in più, che vada verso il cittadino, che non tenga conto esclusivamente dei numeri, ma che riesca ad intercettare, perché poi la regione Basilicata ha anche dimostrato che la scarsa densità abitativa e la distanza è anche una ricchezza in alcune circostanze, quindi va ripensato anche il modello. Io quello che dico, abbiamo avuto un'ottima cooperazione da parte delle strutture sanitarie, noi abbiamo dato piena cooperazione, però mi riferisco e mi appello, l'ho detto più volte nell'ambito ANCI, anche quando abbiamo incontrato la regione, è necessario porre in essere le strutture in grado di contrastare. Io oggi non vedo tutto ciò, e questo mi preoccupa. Mi auguro che veramente si faccia quanto prima possibile, perché le strutture Covid devono essere pronte ed in allerta nel momento in cui servono, perché lo ripeto, noi penso che come paese, come regione, ma come Stato non possiamo più fermarci. Dobbiamo avere le strutture in grado di poter accogliere e fronteggiare la pandemia, che come abbiamo visto avanza in maniera meno virulenta da noi, ma nel resto del mondo sta avanzando in maniera abbastanza corposa. Infatti ha anticipato già la domanda che volevo fare, perché era proprio la domanda indirizzata all'Angelo Lamboglia, referente ANCI, perché sono ancora molte le battaglie messe in campo. Un'ultima, mi corregga se sbaglio, quella inerente anche agli uffici postali, alla dislocazione, molti uffici postali ancora non hanno riaperto, e sono numerose le lettere che sta inviando l'ANCI, da cui però Poste Italiane sembra fare orecchie da mercante, come si dice. Quindi insistete anche sulla linea che il punto Covid in area sud sia necessario. Per esempio hanno messo il punto, diciamo, anche per i tamponi, anche il punto turistico a Maratea per i tamponi, però non è una misura necessaria. No, io questo l'ho ribadito, abbiamo avuto un'ottima cooperazione per la gestione estiva, grazie della domanda e della precisazione. Abbiamo apprezzato il fatto del controllo dei turisti che in maniera volontaria possono andarsi a controllare, però noi, e c'è un'attenzione, perché sa che chi è che viene dall'Italia o dai paesi Schengen, eccetto la Bulgaria e la Romania, non deve fare nulla quando arrivi in Italia. Chi è che viene dall'esterno viene censito alle frontiere, quindi non deve accadere che arriva nel posto se non ha fatto gli screening o i test dovuti, o li fa direttamente all'arrivo in una struttura protetta. La nostra preoccupazione è quella di avere delle strutture di filtro rispetto alla terapia intensiva, di avere delle strutture dove i positivi possono essere ospitati, ma delle strutture che non possono avere commistione con gli ospedali normali, perché le malattie infettive sono già di per sé separate sia a Matera che a Potenza rispetto ai padiglioni. Ma noi dobbiamo immaginare che se abbiamo un livello di contagio maggiore
perché abbiamo visto che più o meno, se non erro, i sierologi ci dicono che anche alla Uria c'è un 3% siamo stati come persone affette, quindi un 3% aumenta, potrebbe diventare un 6, un 10, con condizioni diverse abbiamo delle strutture sanitarie ospedaliere pronte a fronteggiare. Io nella battaglia che ho fatto, diciamo, riconoscendo, perché io non voglio discutere se è merito o se è fortuna, per me le strutture devono esserci, non utilizzate, ma devono esserci. Voglio capire chi è che ci verrà a contestare questo, però io a quanto ne so Venosa aveva preso un indirizzo ed è tornato indietro, le strutture da campo non sono pronte, doveva essere attrezzato anche Villa d'Agri, adesso non so quali sono le decisioni. Penso che su questo, proprio lo dico, ma Lanci più volte l'ha sottolineato, bisogna fare chiarezza, non si può arrivare a settembre, ottobre, in cui può verificarsi il raffreddore, l'intensificarsi del virus, il fatto che i bambini tornano a scuola, e avere un'incertezza rispetto ad una condizione di criticità. Stiamo vedendo che il virus va verso i quarantenni. Io mi chiedo da questo punto di vista qual è la condizione o la percentuale che può impattare sulla nostra popolazione, che potrebbe essere una percentuale determinante che andrebbe ad affollare le stesse strutture, diciamo, di terapia intensiva. Ma alla fine ci vuole anche un filtro, perché può darsi che ci siano dei casi che non siano da terapia intensiva, ma che non possono creare la promiscuità a casa, perché i bambini vanno a scuola, perché si va al lavoro. È necessario discutere, ma se ne è discusso, se ne hanno presi degli impegni, io rispetto, però dico attenzione, dal punto di vista sanitario secondo me dobbiamo aumentare l'allerta e soprattutto metterci in una condizione di prevenzione maggiore rispetto al semplice tampone. Noi dobbiamo sapere dove far stare le persone. Le faccio un esempio: risulta un docente a scuola positivo, allora avremo dei bambini, dei familiari, del coinvolgimento dei trasporti, cioè, noi possiamo immaginare, per rendere asettiche le altre aule, di avere dei luoghi dove portare magari gli insegnanti, dove portare la mamma con il bimbo, perché anche questa vuol dire prevenzione. Magari il mio non vuole essere un tentativo di allarmismo, ma vuole essere un tentativo di stare con i piedi per terra e capire quali possono essere le problematiche che possono affliggere il territorio e per le quali potremmo avere difficoltà. Sì, a proposito anche proprio di prevenzione, ha fatto un po' discutere l'opinione pubblica una misura di circa un mese fa, diciamo un suo appello in cui aveva messo anche una chiusura anticipata dei locali proprio per paura della movida all'Ovia, che sembrava da segnalazioni che aveva ricevuto anche dalle forze dell'ordine un po', diciamo, fuori controllo. Ad oggi come la situazione alla Via, e soprattutto anche, faccio due domande in una se mi posso permettere, anche notizie sul turismo, come sta andando in area sud, se ha notizie per la referente ANCI e anche da sindaco. Allora, per quanto riguarda l'ordinanza, naturalmente abbiamo avuto diverse segnalazioni delle forze dell'ordine che in tal senso ci hanno chiesto di intervenire, e per poter, diciamo, creare una condizione di maggior vivibilità, soprattutto perché è necessario, io lo dico, 100 persone a distanza e assembramento no, se si fa un evento la prefettura ha chiarito che si può arrivare con gli spazi disponibili fino a più di 200 persone, a 200 persone al chiuso, 1000 persone all'aperto. Allora dico, abbiamo sgomberato il campo. Quella fu un'ordinanza dettata da alcune osservazioni delle forze dell'ordine, l'abbiamo fatta giusto per dare soprattutto un indirizzo rispetto ad alcune norme da rispettare, tra cui la distanza, tra cui gli orari. Però devo dire, dopo di allora non abbiamo inteso più prolungarla, proseguire con l'ordinanza, perché riteniamo che un lento ritorno alla normalità ci deve essere. Naturalmente confidiamo nel controllo che richiediamo alle forze dell'ordine, confidiamo nei cittadini, perché adesso sappiamo che la responsabilità è in capo non più a chi è che gestisce i vari locali, ma al cittadino stesso, di mantenere la distanza, di usare la mascherina quando è necessaria e di mantenere l'igiene personale. Naturalmente devo dire che sappiamo che forse uno degli effetti positivi che ha portato il Covid è le presenze alla Uria, forse solo che gli universitari sono qui da marzo, e forse solo perché molti, e di questo ne siamo orgogliosi, stanno scegliendo la Basilicata, il turismo lento, i percorsi, e questo ci inorgoglisce, anche se ci deve far mantenere il livello di allerta alto. E per questo diciamo che ben vengano i servizi istituiti dall'ASP attraverso i controlli che vengono fatti a Lauria, a Maratea, a Chiaromonte e quant'altro. Naturalmente questo non deve indurci a rilassarci, perché l'abbattimento che abbiamo visto è stato frutto del lockdown che abbiamo vissuto. Non vorrei che ci fosse, diciamo, un'impennata,
nuovamente. Per cui manteniamo le distanze, rispettiamo quelle che sono le norme e smettiamola con puntare il dito a destra, ma chiunque rientra e rientra da uno stato che non è gli stati che rientrano in Schengen deve sottoporsi al tampone, Bulgaria, Romania, quindi mi riferisco ma anche se rientrano degli italiani, non c'è nessuno di noi salvo, lo dimostra il sierologico, il 3% delle persone ha avuto il virus senza saperlo, senza andare in giro, quindi da questo punto di vista cerchiamo di capire che attraverso la solidarietà, il rispetto delle regole e soprattutto l'attenzione ai problemi, non l'allarmismo, si possono e si devono risolvere. Usciamo, Sindaco, adesso dall'emergenza Covid e andiamo a un altro tipo di emergenza, perché è iniziato il processo riguardante il Palalberti. So che lei ha avuto alcuni tavoli in cui ha incontrato ancora una volta i commercianti della zona di Cerselo Speziale. Che novità ha dato, che rassicurazioni ci sono state per queste attività? Guardi, questo non sta a noi, noi abbiamo dato la massima disponibilità attraverso i nostri legali, gli uffici, a poter perseguire l'ingegnere probatorio, che tra l'altro è iniziato e quindi snellisce i tempi e dà, era tutto quello che noi potevamo fare. Io li ho incontrati, per quello nelle mie potenzialità, addirittura ho liberato gli accessi per poter, nei giorni di non allerta, per poter fare il carico e scarico e creare il minor impatto possibile. Ci sono state le situazioni di cui abbiamo discusso molto al limite, non perseguibili, però su quelle abbiamo capito entrambi che se si agisce in un modo non si può agire nell'altro. Abbiamo avuto la collaborazione delle forze dell'ordine, noi ci auguriamo che venga fatta quanto prima piena chiarezza, che si vada a realizzare, a chiudere l'incidente probatorio per poter liberare il tutto e per poter capire. Noi abbiamo già iniziato a immaginare come intervenire sullo stesso palazzetto sperando di poterlo recuperare. Evoluzioni di queste ultime ore, sappiamo che un utente che era sotto la struttura con determinati accorgimenti, non so quando sarà perseguibile in termini poi delle disponibilità di ognuno, potrebbe riprendere l'attività, quindi c'è stata anche un'apertura in tal senso. Naturalmente dobbiamo dare il tempo di fare le indagini necessarie e di poter chiudere una vicenda che mi auguro faccia chiarezza in modo definitivo e ci permette di portare alla luce quelle strutture, nonostante quando è accaduto il 13 dicembre abbia segnato in maniera indelebile una comunità. Certamente. Sindaco, restiamo in un certo qual modo in ambito sportivo, perché sono ore calde anche per quanto riguarda l'Atletico Lauria, che un po' il presidente Azzori fece un appello, un post su Facebook, un comunicato stampa in cui rimetteva, un po' come ha fatto anche Cagliata con il Potenza Calcio, rimetteva nelle mani dell'amministrazione la volontà anche di poter proseguire l'avventura dell'Atletico Lauria. C'è stato un tavolo in cui avete partecipato, che novità ci sono in merito? Guarda, da questo punto di vista noi abbiamo preso, raccolto l'appello e lanciato un tavolo, perché noi non abbiamo nessuno, non è che possiamo rilevare la società, come ha dimostrato anche il Comune di Potenza, non è nelle nostre competenze. Naturalmente a noi duole se una squadra di calcio a livello di eccellenza, ma come prima squadra non ci sia, l'abbiamo vissuto anni addietro, è una mancanza che un comune come l'Aurina non deve avere. Abbiamo fatto un appello, stiamo continuando ad appellarci e lo faccio attraverso questa intervista. Mi auguro che ci siano degli imprenditori che vogliano tenere in piedi una struttura che, oltre a dare orgoglio al paese, comunque rappresenta un elemento anche di riferimento per i giovani, un elemento di distrazione rispetto a quelle che sono le devianze del momento. C'è piena disponibilità, ci auguriamo che la squadra possa effettivamente rimanere e che quindi l'Auria possa annoverare tra le sue anche la presenza della squadra di calcio maschile, che fra l'altro devo fare i complimenti al presidente Azzori. Noi abbiamo avuto 3 stagioni in cui abbiamo fatto 3 promozioni, dovrebbe essere solo questo l'elemento che porta ad attirare nuovi soggetti vogliosi di poter fare per il paese e soprattutto per l'immagine di noi tutti. Noi abbiamo rifatto il Mignoni, stiamo rifacendo, l'intervento partirà a breve per l'impianto di illuminazione, l'efficientamento energetico. Penso che come amministrazione veramente stiamo perseguendo tutti gli obiettivi che ci eravamo dati, anche perché questi obiettivi sono frutto di un feedback rispetto alle istanze prodotte di chi vive il territorio e di chi fruisce gli impianti sportivi del territorio. Quindi speriamo che si possano riaccendere e fare sul Mignone, perché vuol dire che appunto c'è una squadra che gioca dentro. Sindaco, settimana scorsa è stato presentato anche un progetto molto importante a livello turistico e culturale per l'Auria, che è il cammino proprio di Sant'Antonio. Ce ne vuole parlare, non so di cosa ti tratta.
Sì, noi nel solco del nostro, della delibera fatta tempo fa, la città che legge, poi la città che corre e che cammina, che era un progetto salutare, culturale, abbiamo aderito al progetto di Sant'Antonio, che intende fare il progetto da Capo Milazzo fino a Padova nel 2021 e farlo diventare un percorso strutturato negli anni a venire, sperando che venga riconosciuto, ma come sarà riconosciuto dal MIBAC. Naturalmente l'anno prossimo ci saranno in ogni regione un evento, noi ci auguriamo di poter essere sede di quell'evento, ma soprattutto di questo discorso mette a sistema e regimenta, riesce a tirare con la religione, con Sant'Antonio, con la natura e roba varia, tutti i comuni senza avere un particolare, diciamo una rilevanza dell'uno rispetto all'altro. Penso che sia un'importante opportunità di far conoscere e vivere il nostro territorio anche sulla base di quello che stiamo facendo alle pendici del Sirino, che voi sapete abbiamo tutti messo come come amministrazione, abbiamo inteso il nostro attrattore naturale, abbiamo candidato nei contratti di sviluppo dei quali speriamo di avere delle risposte, e all'interno di un palcoscenico che va da Piano Malerba al Lago Rotondo, alle Grotte del Favaro, al presepe del Ruscello, al Castello Ruggero, mi fate passare se mi sono perso, a Palazzo Marangoni, crea un percorso culturale, ambientale, naturalistico, che secondo me non ha uguali, per quanto l'Auria possa diciamo essere un paese grande, ma che però è in grado di offrire delle opportunità dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista della sostenibilità, anche dal punto di vista culturale, con le sue chiese, il quartiere Cafaro, Cerruto ed il Castello Ruggero con la Madonna Assunta. Quindi possiamo coniare una sorta di slogan che può essere l'Auria lettura in cammino tra passato, presente e futuro. Potrebbe essere, sì, questo diciamo che è qualcosa su cui l'assessore competente sta lavorando, l'assessore alla cultura, e devo dire egregiamente sta chiudendo un filo conduttore che ci porta dai tavoli, ai confronti, agli eventi, ci porta a creare dei percorsi che siano fruibili in ottica della stagionalizzazione, che non tengono conto delle stagioni ma che le uniscono con un filo conduttore che diciamo ha come comune denominatore il territorio, l'ambiente e la fruibilità. Sì, da quella domanda ci è sfuggita, prima di arrivare poi alla domanda conclusiva, c'era anche un'ordinanza che lei intendeva fare sull'abilità e l'abilitazione dell'ampliamento del suolo pubblico, ci sono state già richieste o qualcosa si sta muovendo per l'attività commerciale? No, quella l'abbiamo, come l'abbiamo avviata, abbiamo fatto l'incontro, sì, ci sono diverse richieste, come sapete, noi lo abbiamo concesso fino a fine anno e prima dello Stato. Ci sono state le richieste che abbiamo accolto, che c'è la gratuità, ma era ovvio andare incontro alle istanze di chi purtroppo in questi mesi di lockdown ha visto la propria attività perire, non funzionare, e quindi andare in condizione di apprensione. Soprattutto mi auguro che veramente anche coloro che non l'hanno fatto possano riaprire quanto prima. L'ultima domanda, sindaco, perché non sarà sfuggito sicuramente a lei, l'osservatore attento, che c'è molto fermento nei comuni intorno alla Auria, parliamo nello specifico Lago Negro, Francavilla, Senise, che sono comuni in cui a settembre si vota. 2021 si voterà anche alla Auria. La domanda è d'obbligo: cosa intende fare o cosa ha in mente di fare, Angelo Longo? Allora, io intendo chiudere questo quinquennio, arrivare quindi a fine legislatura, avendo chiuso tutte quelle che sono le prerogative e gli obiettivi che ci eravamo posti. Sicuramente ci sarà qualcosa che poi verrà rinviata alla prossima legislatura. Sicuramente questi 5 anni mi hanno segnato, perché non sono stati 5 anni semplici, abbiamo aperto 3 COC semplicemente perché quello di Piano, il centro operativo comunale, semplicemente perché quello di Piano Menta non è stato aperto perché era abbastanza puntuale, ma ha funzionato da COC. Naturalmente penso che rispetto alle condizioni attuali, di cui io cercherò di completare tutto con la mia amministrazione, e per il futuro diciamo ci sarebbe bisogno di stimoli molto forti che al momento io non vedo, visto i 5 anni passati, perché fare il sindaco di una comunità è sempre difficile, naturalmente farlo di Auria, 175 km quadrati, con tutte le problematiche che abbiamo vissuto, è complesso. Quindi rispondo tranquillamente alla sua domanda, io voglio chiudere il mio mandato con la coscienza a posto, convinto di aver fatto il massimo. Al momento non vedo quegli stimoli così forti e così diciamo
rilevanti in grado di poter farmi ripensare rispetto ad una scelta che richiede un impegno non da poco, se non che anche una prospettiva, detto tra di noi. Ultimissima, non che voglio girare il coltello alla piega, perché sugli stimoli indubbiamente lei ha citato i COC, perché siamo partiti dall'incendio dell'Arno, poi il Palalberti, tristemente la vicenda del Palalberti, in ultimo l'emergenza Covid. Sono solo stimoli che mancano a livello esterno, perché diciamo questi 5 anni sono stati segnati appunto da eventi gravosi, o c'è magari qualcosa anche, o altro magari proprio di, a livello prettamente politico, diciamo? Ma a livello politico io penso che non starà a me giudicare la mia azione, starà ai cittadini e starà ai partiti giudicare un'azione rispetto a quando avevamo programmato e porre in essere. Gli stimoli forti sono stimoli di, come dicevo, di prospettiva, di programmazione. In questa legislatura poniamo in essere tutta una serie di obiettivi fondamentali ed importanti, tra cui non ultimo la pista d'atletica, i ponti, che danno, appagano l'animo e vanno seguiti e chiusi. Naturalmente gli stimoli penso che siano anche e soprattutto politici, nell'ottica di voler perseguire degli obiettivi, di voler, perché non è detto che gli obiettivi si debbano perseguire solo attraverso un nominativo da sindaco, nel voler avere una politica armonica che sia in grado di stimolarti, di darti prospettiva e di porti con determinazione all'interno dei contesti, perché penso che Lauria ne abbia, nei contesti provinciali, regionali, Lauria ne abbia diciamo tutta la rilevanza per poter ricoprire tutto questo. Ci vuole soprattutto stimolo e slancio nella prospettiva, nella squadra, non si può, gli uomini solo al comando abbiamo visto che fine fanno. Io penso che la mia volontà di fare politica rimarrà fino a quando penso avrò l'ultima e non mi tirerò indietro. Naturalmente non si può pensare di poter affrontare le vicissitudini attuali come le abbiamo affrontate adesso, ovvero con la politica che spesso diciamo ha stentato a starci vicino, e poi naturalmente fermo restando il rispetto di tutto, ognuno ha la propria idea di slancio e di prospettiva rispetto ad un'azione premiale, ma non penso che il problema possa essere diciamo il nominativo. Io penso che si deve ragionare sempre per visioni e soprattutto per visioni della politica, del collettivo, di quello che sono il nostro modo di intendere il territorio, ovvero per come lo immagino io, al primo posto deve esserci, diciamo, come lo vogliamo immaginare, al servizio del cittadino, che cosa possiamo migliorare, quello che possiamo, quello su cui possiamo intervenire. Naturalmente gli stimoli vengono da questi argomenti e da queste questioni. All'epoca ricordo quando partì un forte stimolo venne dato dall'ambiente, dall'interesse che c'era nei confronti dell'ambiente, dagli eventi. Ogni stagione ha il proprio segno, diciamo. Bene, allora appuntamento quindi poi al 2021, l'anno prossimo, per vedere insomma come si evolverà la situazione, soprattutto se la Lamboglia avrà trovato gli stimoli necessari. Noi ringraziamo il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia per averci ospitato in questa lunga ed esaustiva chiacchierata, in queste interviste che abbiamo chiarito più punti, abbiamo comunque toccato dall'ambiente fino al Covid, fino anche alla politica e anche allo sport. Ringrazio Gianfranco Di Peri, regia, ringrazio tutti voi ascoltatori di LucanaTV.it, grazie ancora sindaco e buon lavoro. Grazie a voi, grazie tante. Grazie e buone vacanze a tutti per quelli che potranno farle, ma soprattutto tanta tranquillità e speriamo di vivere momenti belli con qualche difficoltà, ma che sono convinto supereremo. Buone vacanze.